Nuovo appuntamento SOS Arezzo TV, buonasera ciao, Beppe. Ciao, no, mentre eravamo qui in attesa che il nostro operatore accendesse, ho raccolto un po' di pubblicità, ti può interessare. Lui no, perché è solo per i maggiorenni, quindi lui è un ragazzo. Sembra che facciamo sembra maggiorenne, ma è ragazzo ancora tanto. Io la ringrazio di questo invito. Di solito mi invitano alle presentazioni di libri, lei mi invita invece a Non ti fa mica male ogni tanto una presentazione? No, 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 assolutamente. No. Tra l'altro ci volevi andare tu? Hai trovato io modo ci dovrebbe anche andare una sera. Ciao, una sera ci dovrebbe andare. Salutiamo, perché no? Perché no? Sì. È un modo diverso anche di passare una serata. Certo. Tanto le nostre mogli, se gli dici, ci danno subito l'autorizzazione. Subito. Infatti, guarda, queste pose sicuramente. Va bene. Questo l'abbiamo trovato dove, però? È qui in terra, ce la rimettiamo al suo posto? Sì, ma qui in terra dove siamo? Siamo nel famoso parcheggio della PAM in zona Monte Bianco, giusto? Sì, che noi visitiamo spesso. Terza volta che veniamo. Però problemi non vengono risolti assolutamente. No, io siamo venuti perché c'era stata una segnalazione, credo, della consigliere comunale Mary Cornacchini, che aveva documentato anche su Facebook che c'era anche un'auto abbandonata e soliti rifiuti. Di solito quando lei fa queste segnalazioni, poi gli uffici prendono in carico e puliscono. Evidentemente se hanno pulito, diciamo, la gente è talmente abituata a buttare. Non hanno pulito. Non hanno pulito. Dai, sono, no. È vecchia. È attaccata a terra. Non vedo però auto abbandonate, sinceramente. No. Qui non mi sembra che ci siano auto abbandonate. L'hanno tolta, almeno quella. Almeno quella l'hanno tolta. Sì, qui vedo solite carte. Siamo a ridosso di un supermercato, ma insomma. Sì. Non è proprio, no? La pubblicità di questo locale ce l'ha dappertutto. Avete bottiglie, sì, effettivamente sì, no, non sembra che. Non è stato fatto niente, dai, visto che ce n'è tanta, ci ributta anche questo. No. Dio è il buon esempio. Andiamo a vedere che c'è qua, adesso proviamo a vedere cosa c'è di qua. Allora, sempre le solita sporcizia, vedo anche la. Ti devo annunciare che mi dispiace, ma c'è una siringa. Questo è un appassionato. Sì. Sei un ricercatore. Tu sei un modellista dei treni. Sì. O cerco queste cose qui, vedi? Guarda qua che latrina. Questo è un bell'ambiente. Questo è un privé veramente del degrado. Guarda qua. Pensa che degrado una persona deve venire qua dentro per farsi una siringa di droga. Ah, sì. Mamma mia. Birre. Insomma, questo un puzzo che non si sente, sì, tipo, ma perché ovviamente ci faranno anche i bisogni. Che cosa sarebbe questa? Oltre che coso non mi viene di chiamare. È una centrale elettrica. Una centrale elettrica, che però se non controllata diventa un luogo che abbiamo. Diventa una latrina. Latrina, bottiglie. Sì, sì, dappertutto, dai. Il sudicio impera. Esatto. E almeno qualche cartellone l'hanno cambiato per far vedere che viene qualcuno, almeno qualche aggiornato a ottobre, non è poco. Male. Voglio vedere chi lo legge, ma insomma. Dobbiamo dire che è anche difficile probabilmente da pulire perché qui c'è sempre le macchie, le auto. Un giorno metti in divieto di sosta e fai una pulizia come si deve. Basta prendere una spazzatrice di queste automatiche e qui in un attimo fa tutto. Quindi non ho capito che difficoltà ci sia a fare questa operazione. Quindi dici che non c'è la volontà di farlo, secondo te? Beh, non lo so, se l'amministrazione è così insensibile a questo problema, perché effettivamente siamo in centro, accanto al supermercato. Dovrebbe essere anche interesse del supermercato tenere pulito vicino, però sicuramente l'area non è sua, loro tengono pulito l'area sua e al di fuori non fanno niente. Io sinceramente, fossi tra il supermercato, ci penserei a fare anche fuori qualcosa. Che hai visto? Che più? Niente, guardo. Posso guardare? Che guardo se ci sono se c'è sporcizia, se c'è qualcosa, niente, tutto sporco. No, basta siringhe. Va bene, le siringhe purtroppo lasciamole a chi. Allora facciamolo, diamo anche a lui? Diamoglielo anche a lui. Diamo anche a lui, dai, su, tieni, mi raccomando. Si annuncia una segatura. Mettila da parte. Possiamo fare non l'ha buttato, con questo. Non l'hai buttato, questo secondo me lo porti a casa. No, l'ho lasciato per te. Ah, per me, grazie. Un karaoke con queste qui qualche sera. No, mica è male. Va bene. Chi non lo vorrebbe fare, una cantatina? Sicuramente. Va bene, questo mentre io sono la moglie. No, se tu torni a casa con questo, dopo no. No, a me tu ci credi più. Non ci crede, dice no, non ci sono. Ormai mamma c'ha
condannato. Quindi non senti, in chiusura ti faccio vedere se il nostro amico Daniele, siccome è la giunta delle transenne ormai, sì, no? Guarda l'ennesimo caso di transenna piegata, le hanno messa tutti in croci e tutte fanno questa fine qui. Ieri in una curva l'ho vista tutta a terra. Tutti a terra, strike. Sicuramente la macchina non gli ha fatto bene, ce l'ha sfatta, ma insomma. Anzi, non transenne, i cavallotti. La giunta dei cavallotti, viva i cavallotti, cavallotti per tutti. Ciao. Ciao.